Allora, raga, buongiorno, bentornati in un video vlog. Allora, vi devo dare delle novità. Anzi, devo farvi vedere delle novità. Allora, praticamente, cosa è successo? Sono in città. No, non è quello. Non è quello. Aspetta, che c'ho qualcosa tra i denti. Mi dà fastidio, vabbè. Facciamo dopo il stuzzicadenti e via. Allora, sapete, no, che questa parte della cucina è a metà, è della cucina vecchia, insomma. Bene, novità. Adesso c'è anche l'altra parte. Non so se si può vedere. Abbiamo messo il forno, insomma, il condellì, insomma. E qua abbiamo messo un coso per mettere le cose, anche sotto, come potete vedere. Poi qui c'è un po' di spazio, vedremo cosa mettere, insomma. Non so esattamente cosa ci metteremo, però insomma c'è lo spazio. E anche qua sopra c'è un piccolo spazio. E bon, devo metterle in frigo, scusate un attimo prima che me ne dimentico. Voilà, fatto. E ovviamente c'è un po' di disordine qua perché bisogna sistemare tutto negli scaffali. Poi un'altra novità, la seconda, perché ce l'ho ben tre. La seconda novità. Ta-da! Allora, questo è il soggiorno. Vi ricordate? Qua è la porta dove si va nelle stanze e qua è il soggiorno. Vedete? Non è nuovo. È praticamente di seconda mano e praticamente mio amoroso l'ha preso da sua zia. E quindi sì, è stupendo perché per essere usato è trattato molto bene, insomma, sembra nuovo. E poi mi piace perché c'è sto colore un po', no? Effetto legno e anche comunque un bianco, ecco. Accende un po' il tutto ed è stupendo. Vedete anche giù c'è dei scaffali. Ed è stupendo perché appunto mi piace molto il colore, molto, molto acceso, che illumina, diciamo, la stanza. Ecco. Poi se vedete le piante qua sono tutte orchidee, sono di mia suocera. Però sono carine e belline, però secondo me è un po' troppo. Non credete? Però dopo ovviamente pian pianino troveremo il loro posto. Anche perché in futuro vorrei comprare una bella TV, quella che si attacca all'internet, usiamo YouTube, Netflix, tutte quelle robe lì, e mettermelo qua. Ma una TV grande, mica una cagata. Perché? Perché tadam, c'è anche un divano. Oh, io l'avrò da ridere, però sono contentissima. C'è anche il divano, guardate che roba, il divano, raga, finalmente il divano. Il divano. Grande! Ah, che bello! Sono felicissima, sono contentissima. Ah, non so se lo vedete, questo è un ecco. Un'altra novità, sempre da sua zia, è un tavolo con dei piccolini, sapete, un soggiorno di vetro trasparente. Ed è carino perché insomma ci sta, no? Quindi sì! Che bello! Abbiamo completato il soggiorno. Prima era tutto vuoto, c'erano solo le piante. Ora possiamo dire che è un soggiorno. E mi piace molto questo divano perché è rosso. Rosso e nero, anche questo accende molto la stanza. Ecco, cioè, è bellissimo. È bellissimo questo divano, è bellissimo, mi piace. Un po' duro, però carino lo stesso. Quindi sì, super. Grande. Quindi sì, sono super contenta. Ah, comunque ho già piovuto. E adesso è nuvoloso. C'è un po' di nuvole, un po' di pioggia, un po' di sole, un po' di nuvole. E così non si muove. Tipo bingo, giochiamo qua. E sì, come potete vedere, assai nuvoloso. Ah, l'aria fresca. C'ho caldo in realtà. Però vabbè. Ah, comunque devo parlare di un'altra cosa. Cioè, non so, sono
sono fatti i pomodori. I pomodori, sì. Guardate. I pomodori. Ovviamente sono ancora verdi, però ci sono i pomodori. Nonostante sia nei cosi qua, nei secchi giganti. Qua c'erano i citrioli, però è tutto marcito, non so perché. Boh. Formiche che mangiano tutto, bastarde. Questa non ha tante, ce ne ha pochissime. Mentre se si è ingiallita bisogna dare il veleno antiformica, antipulce, ante cose. E questa invece ce n'è di più. Sono sempre quattro fili, capite? Però sì. Già. Quindi super fantastico, sono felicissima, l'ho già detto, vero? Sì, sono felicissima, sto saltando letteralmente di gioia e veramente super, top. Bella raga. Allora, si va a fare guida. Il mio amore se vuole fare la guida. Sapete, no, che a fine mese c'è l'esame, allora io vado con lui. Sì, giusto l'ora del traffico. Ma noi lo facciamo apposta perché così si dà una cazzo di calmata. Aiuto. Ok, allora, telefono ce l'ho, casco l'ho preso. Boh, c'ho tutto. E adesso andiamo. Però a parte scherzi, devo andare anche in bagno. Adesso puoi dire buon appetito. Amma. Bella raga. Abbiamo comprato i dolcetti. Guarda tutto questo schiacciato qua. Colpa della cocca che l'ha un po' smerdati. Colpa tua che non sei andata in macchina. Questo è per me, grazie. No, vedi tu, questo è per me. Chi ha pagato? Sì, credeteci. Oh, vedete qua. Cattivone. Maialino. Mongo cha cha cha. Non ti sento. Raga, ma vi capita anche voi di ritrovarvi con ste botte senza sapere come le avete fatte? Cioè, guardate che roba. Io non so dove me lo sono fatta, però. Non ho la più pallida idea. Guardate che roba.